opportuno formalizzare, oltre al minuto di silenzio fatto ieri in aula, per il quale ringrazio la Presidenza, ovviamente formalizzare innanzitutto il nostro cordoglio verso le famiglie delle vittime dei due recenti assassini e cogliere l'occasione, grazie, sia per chiedere alla Giunta una verifica per far sì che, ad esempio, tramite la Fondazione per le Vittime dei Reati si dia ogni possibilità di supporto a queste famiglie, supporto economico, psicologico, legale, insomma ogni tipo di supporto necessario alle famiglie. Purtroppo questa regione ultimamente, scusi, ma è difficile. Ha ragione, consigliera Sessoli. Presidente Cagliandro e Presidente, vi chiedo la cortesia di stare un attimo in silenzio mentre c'è l'intervento di un vostro collega, prego. Grazie Presidente, anche perché magari quello che dico come consigliere Sessoli può essere poco interessante, ma la ritengo una forma di rispetto nei confronti proprio delle famiglie di queste vittime. Dicevo, la nostra regione ultimamente purtroppo è costantemente al centro di episodi di violenza, non solo questi due omicidi, ma anche, cito due esempi accaduti nel Riminese, lo sfregio di Jessica e purtroppo Emanuele, il ragazzo immigrato accoltellato recentemente proprio a Rimini. Insomma, diciamo che ultimamente la cronaca non ci dà effettivamente delle belle notizie. Per questo caso specifico abbiamo chiesto appunto supporto e ringrazio tutti i gruppi consiliari per aver accolto la nostra richiesta per aiutare queste famiglie e per cogliere l'occasione per sensibilizzare anche l'argomento relativo alla sicurezza. Secondo noi è chiaro, abbiamo ben poche competenze dirette in materia, ma dobbiamo garantire che la Giunta regionale si faccia voce assolutamente di poter trovare tutte le risorse e i mezzi necessari affinché i nostri cittadini si sentano sicuri all'interno di questa regione. Grazie.